Circondato da alcune decine di persone e con lo sfondo della facciata principale di Palazzo Reale, l'esperto d'arte Philippe Daverio, con l'aiuto di un megafono e su un palco improvvisato, una carrozzella trainata da un cavallo, ha lanciato ieri la sua sfida tesa a salvare uno dei simboli dell'Italia in Europa e nel mondo. Sono qui, ha detto, alla Reggia di Caserta, perché è da questo monumento unico al mondo, ma teatro spesso di episodi di degrado, che dobbiamo riportare. Partire per valorizzare i tanti tesori del sud Italia. Sulla camicia il logo di Save Italy, slogan che Daverio lanciò nel maggio dello scorso anno durante un'altra campagna di denuncia relativa al caso della Villa Adriana a Tivoli. Anche a Piazza Carlo III, Daverio, accompagnato dal sindaco di Caserta Pio Del Gaudio, sostiene la necessità di creare un movimento d'opinione tra i cittadini che coinvolga chiaramente le tante associazioni che si battono per la tutela dei beni culturali. Una giornata intensa quella di Daverio, nel pomeriggio infatti toccata e fuga a Carditello. Al Real Sito di Carditello, che il 20 giugno prossimo andrà nuovamente all'asta, la nona. Accompagnato dai referenti di Agenda 21, Daverio ha potuto vedere solo l'esterno della casina borbonica, i cui cancelli si erano chiusi poco prima. Dunque nessuna incursione nelle stanze preda dei vandali. L'Europa, ha detto, ci deve dare una mano. All'Unione Europea chiediamo di fare della piccola Reggia Borbonica l'ufficio per il rilancio dei beni culturali del Meridione. Noi parliamo oggi davanti a questo edificio che fu un esempio per il cambio del gusto dell'Europa intera. Il povero Luigi XVI, se non avesse visto in cartolina la Reggia di Caserta, avrebbe continuato a fare i riccioli sui suoi edifici. La Francia avrebbe continuato a essere Luigi XV all'infinito. Gli inglesi sarebbero rimasti molto più gotici di quanto non lo sono diventati rivedendo questi esempi. Questo è un pezzo di cuore dell'Europa. Ora, chiedere allo Stato unitario italiano, che si è trovato a raccogliere i 7 stati precedenti con i soldi di uno Stato unico, di militari piemontesi, chiedere a quello Stato di conservare 7 stati precedenti, le biblioteche, le gallerie d'arte, gli edifici, i palazzi, forse è impossibile. Dobbiamo chiederlo a un ente più importante. L'appello di oggi è per quello che ho qua la bandiera con le stelline, la signora mi dà una mano a tenerla su perché è così, senza nascondere il sindaco. Loro, questa bandiera è quella nella quale io credo oggi, credo a questo e credo nelle nostre nazionalità. Penso che però sia necessario che loro, quelli dell'Europa, capiscano che se non salvano la culla nella quale sono nati, il loro avvenire non funziona.